vediamo. Vai, eccoci qua. Allora, aspetta, facciamo vedere il drone. Ah, sì, sì, limite, vediamo Antonio. Spaccherai la testa. No, no, passa lì dove c'è la roba d'atterraggio. Cioè, magari può avere un attimo di errore. Sono prima io, beccato nel casco. Ah. Certo che se ti arriva in testa una roba così ti spacca in due. Infatti di solito c'è, cioè, si dovrebbe sempre essere un altro. Sì, sì, no, certo, certo. Sì, vabbè. L'hai fatto girare. Quello cos'è? Tipo un flip? No, il flip è l'avvitamento. Sì. Un loop. Un loop. Ah, qui l'hai fatto morire. Ah, fai l'ubriaco come le frecce tricolori. Ma quello è l'ubriaco delle frecce tricolori. Beh, lì lo mandi in stallo in pratica. Poi le fai cascare giù. Miau, miau. Ti riprendiamo. Miau, devi stare vicino, lo sai. Che l'altra volta ti ha fatto il pelo, ti ha fatto il video. Devi stare vicino, miau, miau, Cosa devo scegliere? Ah, le foglie, sai quante le prendo. Come sgasa. Bello, bello quel numero. Questi c'è da divertirsi in mondo. Diego, Diego, però me l'hai visto sta roba te con questo? No, no. Tanto. Così io vedo un po' di flippettini con lui, minchia. Penso la testa più piccola di me. Un po' disturbato, allora. Si sta passando sopra la casa l'antenna disturba, infatti si deve fare la notizia. Poi io non vedo neanche benissimo perché anche io avrei bisogno degli occhiali da lì. E durante il salto hai fatti le basi, è partire e vedere quanto galleggia il tuo drone. Te devi imparare a capire quanta quota perdi, quanto vai. Cambia anche da drone a drone? Sì, è chiaro. Dalla potenza che c'è. Cioè, te vedi, io vado, botta, tolgo il gas. Questo è il tempo che, è il tempo che ho per fare il trick. E che si fa sempre a gas chiuso, perché se tu lo fai a gas aperto ti tira dalla parte in cui ti muovi dalla tua rotta. Infatti tu dovresti sempre prendere un po' di velocità per tenere la linea, e poi una volta che hai tenuto la linea lì ci aggiungi quello che vuoi. Infatti io posso anche girarmi, vedi, lui continua per la sua linea. Se vuoi frenare, devi andare avanti, ragazzi. Anche schiantarti contro qualcosa quando passi.
Arrivo. Sì, tranquillo. Lancio bicchiere. Oh! Io li faccio sempre i video così. Ci salutiamo a volte, mi viene di fronte, si ferma. Ah, vedi. Sì. Vai, allora mi hanno fatto provare il visore che lui volava, se mi manda il video dopo lo monto. E poi tante mosche. Lui mi faceva con un battecco nelle gambe, perché te sei fermo lì che guardi e lui un bel mavafangu. Comunque c'è Antonio che è venuto a trovarci dalla Thailandia che ormai vive là 9 anni. 9 anni ormai. Io faccio 9 anni. Sta in gestione un ristorante, vabbè. Viene 3 settimane all'anno, ma a trovare. Prima facevi un mese, adesso invece solo 3. Prossimo anno 2. E quando viene fa il giro di tutti, amici e parenti, passa a trovare tutti, quindi abbiamo fatto una giornata insieme. Ciao. Per accenderlo, questo che è momentaneo, okay. E quello si tira in su e rimane in su. Okay. Questa è la frizione. È la sicurezza. Okay. Per spegnerlo da su lo schiaccia in giù. Okay. Procedura. Lo armi, tiri su. Okay. Vediamo. Vai, la prima volta. Beh, tu rilassati con quello. Vai, la prima volta. In qualsiasi momento. Allora. Non ti senti sicuro che ti senti che... Allora, prima di tutto prova, allora. No, aspetta, prova. Questa è la... Però vedo che rimane comunque, cioè non è che ti... Ah no, quello rimane lì dove lo lasci, okay. Sì, la potenza. Quello no, però il gas rimane dove lo lasci te. Okay. Quello, la cosa che ti deve venire in automatico è spegnere. Perché se no inizia a continuare come fare... Ah, lui prende il via. Ma che va, sta vicino a me. Fare giù col dito. Ah, molto importante che fai giù col dito lì. No, perché okay. Mi frega proprio il fatto che non mi torna indietro sto robo. Non torna. Ok, esatto. È difficile. Poi quando metti devi avere la sensibilità. Poi quando metti il visore diventa 10 volte più difficile. Eh sì. Ah sì, così è più dolce, vero, vedi? Oh! Purino. A terra non succede niente. Devo iniziare a capire però come mandare. Ma allora il consiglio è un attimino. Il consiglio è non girartelo mai contro, perché se ce l'hai girato contro i comandi diventano tutti l'incontro. Tutto lì. Quando guidi la macchinina, radiocomandata. Ma quello dopo lo devi capire cerca dopo. Cerca sempre di tenertelo come se tu guidassi dritto.
Minchia, parte comunque, parte a raggio sto cazzo, sto poi cazzino. Questo è piccolino, poi adesso non si è castrato, non è neanche a pieno potenza. Se vedi che vai avanti, vieni indietro, lo stesso concetto. Non c'è il gas completamente giù. È andato in altissimo. Ma cazzo parte, porca madonna. Adesso poi sei in contrario. Adesso hai i comandi in contrario. Dai. Di purino. No, ma che parte subito, porca madonna. Parte. Di, il motore ce l'ha. Devo stare più tranquillo proprio con la forza, no, devo capire la forza. Ma quello. Ma tu devi fare. Vedete che esatto, vedete che. Non lo devi fare alzare. Lo devi sempre tenere basso. Tanto che se prendi qualche chilino d'erba, non succede niente. Ma questa testa qui lo devi tenere. Se vedi che ti va via, cavi gas. Non succede niente. Sai, io ho passato le settimane ad allenarsi. Lui le prime volte che veniva cazzavo delle pacche, che si preoccupava. Dio, poi si è rotto tutto. Invece, dai, bene o male, è abbastanza robusto. Picchio, infatti si chiama picchio apposta. Sì, che picchio si chiama picchio. Porazzo. Capire che poi qui è terra comunque. Già torna di qua, già cerca sempre di stare sul tappettino. Meglio così, perché se ne stava andando. Così devi fare. No, perché devo capire come farlo girare, non ancora riesco a capire come farlo girare, capì? Ho capito solo come fargli fare questo. Se tu gli dai così, lui fa così. Se tu gli dai così, lui fa così, sì. In avanti. Indietro. Questo serve solo per dargli la roba, ma tu ti ho detto tientelo sempre dritto, perché nel momento in cui lo giri te devi calcolare lo sfasamento, e se per assurdo ce l'hai così addirittura al contrario devi dare i comandi. Quindi se tu te lo tieni, te questo qui devi cercare di non cagarlo mai, se vedi che si storge un po' lo raddrizzi, però i movimenti li fai sempre con questo, e con questo regoli. Tieni presente che nel momento in cui tu vai un po' avanti, lui va avanti pure lui. No, devi dare quel pelino di gas in più, perché lui deve compensare, se no inizia a scendere di quota, perché capisci? Devi, è tutta una questione di compensazione, ma è lì che devi capire, è lì il difficile. Se poi c'è il vento. No, poi oggi non c'è vento. Oggi sì. Guarda, oggi è perfetto. Io c'erano delle giornate che iniziavo e che bestemmiavo proprio. Ecco, vedi? Oh! Visto? Oh! No! Non devi dare! No! Lascialo, lascia! Vieni qua, lascia! Spegni! Adesso. Cioè. Ma parte sempre in quella perché dai in maniera. Se no c'è il cicalino per andarlo a cercare, se si va in bosta. Non si rompe? Che cazzo, la pietra bella botta, amore. Abbastanza, sì. Però lì. È rovinato un po' lei, guarda. Ma non è niente. Così ancora vola, Mi ero emozionato. La prima roba che devi imparare è sempre disarmare. Nell'istante in cui vedi che prende il via, disarma. Quello è quello che devi fare.
o chiudi il gas. No, non devi, devi averlo disarmato prima che vai in alto. Quello è oppure chiudi il gas, quella di là. O chiudi completamente il gas e poi torna giù. Meglio disarmare. Sì, esatto. Quando vedo che perde il controllo, è meglio che faccio quello, inutile che lo recupero. Devo tenere il controllo qua, c'è ragione. Come mi allontano da quello, lo devo tenere. La potenza è disarmarlo. Ok. Anche perché quello che poi dovrai fare in caso di emergenza, normalmente un imprevisto, una persona che è lì a romperti i coglioni, quello è quello che tu devi arrivare a fare. Hai il gas su. Esatto. Sì, piano piano. Capito, vedi, come l'ho visto, come stava partendo, gli ho tirato via la cosa piano piano e come è arrivato l'ho disarmato. Infatti mi sa che si è appoggiato proprio perfetto. Sì. Ti ho detto, ma sai quanto ci vuole? È bene prendere la sensibilità, la sicurezza. Ma questo è niente, poi quando metti il visore te ne accorgi. Tu col visore adesso potresti solo l'albero. Oh, vedi già piano piano, hai visto? Ci vuole, è questione di esperienza. Però visto? No, se io gli davo gas, ma partiva. Però dai, due briscole almeno te l'ho registrate. Dio, che due briscole che gli hai fatto fare. Quella là, ah, sono registrate. Ma quando era quella, partita, Dio, erano altissime. Ma è no, è questione di esperienza. Piano piano. E ci vuole sensibilità, ci vuole molta sensibilità, esatto. Col joystick del gas. Quello del gas. Anche con quello dei movimenti. Sì. Eccolo, adesso già vedi. Quando arriva giù, tanto sti dai, senti gli scattini del gas. Due, tre scattini, dai, lui già inizia. È quello che non ho proprio la sensibilità nel joystick. Ma ci vuole quello, è quello. Anche nella faccia di lui. Provare a rimanere fermo lì, così, proprio fermo. Invece come ti alzi vai verso destra, te invece lo devi mandare verso sinistra. Vedi? Ma perché si alza proprio che pende un po', si vede che qualche la elica, sì, un po'. Vedi che tende proprio ad andare verso destra. Dai, spengo un attimo. Il padrone, picchio, il padrone ti sa guidare bene, guarda lì, guarda come ti tiene fermo, guarda, è bravo, è bravo il tuo cazzo. Prova. Invece Antonio quante briscole ti ha fatto prendere prima? Antonio, quante briscole gli hai fatto prendere? Poverino, picchio. Sì, dai. La Madonna. Questo è quello che sanno guidare anche i bambini di 4 anni. Questo è pure nello schermo, è quello che vedo sempre che usano i fai. A me non è capito. Certo, perché deve essere portatile, te lo devi portare via in viaggio, non è che deve essere ingombrante. Non deve portare niente, per dire. Il sacchettino tipo. Motociclisti ce l'hanno, per dire. Sei youtuber motociclisti. Mi ero dimenticato che questa c'è il zipper di sicurezza. Ah. Dopo che tolgo la batteria, dopo un po' inizia a suonare. Che
se per caso fai un crash e si stacca la batteria, lui in un campo in mezzo all'erba, ah, va a trovare. Sì, no, gli mandi te il segnale, lui incomincia. Che pure quella cosa là. Io sai quante volte sono laggiù in mezzo ai bosco. Ho perso anche la videocamera che si è staccata, l'ho dovuta cercare in mezzo al campo. Ma è di quello, lo fai suonare, attacca a suonare, va bi bi bi. Ma pure la videocamera, non rischi che ti salmo con la videocamera, no, rischi tutto. Rischi tutto, tutto. È vero, pure quello. Ah, oh, ma... No, non c'è la videocamera, ma la eh? No, non c'è la videocamera. Adesso non l'aveva messa. Però starebbe lì. Lì. Quando rischi, rischi, eh. È lì che dico, ti viene... Sai che dicono? Per dirti, no? Che c'è la gente che gli piace passare nei buchi, che c'è la teoria del buco del drone, sapete come funziona? La teoria del buco del drone è inversamente proporzionale, perché mentre all'avvicinarsi del buco sul visore il buco diventa sempre più grande, il buco del culo invece ti si stringe sempre di più, wow. Ti avvicini al buco, eh. Vabbè, l'adrenalina, quella è l'adrenalina, dai. C'è quella compensazione. Ah, niente, da lì lo fai terrario, lo fai decollare. Da... Questo tanto va dappertutto. Poi una volta che è decollato, schiva tutto. Tranne te? No, a me non... È impostato, c'è l'ultima versione di film che ho caricato. Che c'è la mia faccia e... Film c'è scritto. Ok. Mi viene a sbattere proprio addosso. Secondi che prendi i satelliti. Ah, è vero che questo deve controllare se in questa zona può volare. No, o... no, ma è per il ritorno automatico, tutte quelle robe. Ah, il GPS. Li prende in un attimo. Guarda, ne ha già presi 9. Quanti ne deve prendere? Home point updated. Poi già decollare. Take off! Ti parla anche questo, cosa vuoi di più? Ehi, take off! Come guidare la macchina? Te lo lasci lì e lui sta lì fermo, intanto puoi andare a fare le tue cose, lui sta lì. Ehi, Toragiki. Sta scaricando la batteria. Quasi morto. Oh, ho pestato una cacca. È grossa, chi l'ha fatta quella? Io prima. Ah, Dio boh, cazzo, si vede. Due chilometri, no? Eh? Non è due chilometri? No, 8 km. 8? Sì, è una bolla, no? Sia in altezza che in lunghezza. Cioè, comunque è della bolla di 8 chilometri, c'ha? Sembrava che avevi detto 2. Ah no, l'altro forse era 2. Quell'altro, l'altro DJI, il primo era 2, vero, è vero. Questo è come...
E uno si allontana. Ah, ti guarda. Ti segue. Anche di distanza? Sì, vedi, lui va e parte. No, no, segue solo lui, a me ma perché mi ha schivato, io gli sono andato sotto, allora mi ha visto come ostacolo, allora è rallentato un attimo. Sei impostato su di te? Sì, però se lui passa in mezzo alle piante, le schiva, fa tutto, certo. Come io l'altra volta con il trattore. Vedi, però se passa tra le piante, dice... Se per dire ci vado io. Io fa un vento. Sì, perché se le fa troppo veloci vengono mosse, invece le deve fare piano comunque, fa da cinema, sì. Allora. Lì gira proprio vedi lentissimo. E ti fa tutta la panoramica del... C'è tutti i sensori quando... sulla terra c'è qualcosa e qui la batteria guarda sono ancora all'84%, cioè si vola a mezz'ora voli qui tranquillamente. Serve per fare i matrimoni, no, si usa un sacco di cose. La modalità sport che va un po' di più disattiva però i sensori in modalità sport, quindi se c'è uno stacco delle piatti, però comunque fa il 60-70 euro, cioè va come comunque... già quello piccolino lì, già quello fa il 5-5-10 così. Ho notato. Oddio. Oddio, questo invece massimo 80 all'ora. Castrato, non l'hai guidato pieno potente. Però questo è un figliato. Sì. Quello che vuole. Io ti dico, è il mio preferito. Io preferisco. Il trascendale, eh? Il trascendale, cosa? Quando ti danno scarpe? 1000. 1300 euro, ragazzi, con il kit come il mio, con le tre batterie. Se no con 1000 lo prendi, però qua, se vuoi tutto il kit 1000. Si potrebbe fare le foto. È un terzultimo ormai, perché anche loro ne fanno una l'anno ormai. Però io mi tengo questo, vada via. Ah sì, va benissimo, Dio boh, cazzo. Sapete, vedi che c'è, è un chiodo. Non è troppo ingombrante, dai, quando lo chiudi tutto, Dio, c'è la sua valigetta. Ciao bello! Ah, mi sa che si è spenta la batteria. È andata. Ah, no, 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 ok, qualcosa forse sta lì. Oh. Sì, no. Ah, comunque guarda che ravvicinamento, dai. No, lui è fermo, non è che parte, mi viene addosso. Non è come quell'altro che lo guida una persona. E lì, cioè... Ciao! Ah, ma tanto la batteria si sta per spegnere! Adesso la cambio, dai! Non so neanche se è venuto questo, ragazzi. È 1%. Questo dai, come ti trovi? Bene? Meglio? Vedi, te l'avevo detto io. Poi infatti anche lui prima ha imparato con questi. La gente è molto suscettibile sui droni. Cazzo, sì, è tutto
come se sembra che stai a giocare. Vedi, te l'avevo detto. Tu se stai in alto che non c'hai nessun pericolo. Sì, sempre se non passano del terreno. Ci ho fatto anche il video che volava, è passato sopra, che aveva visto il robo arancione per atterrare. Si atterra qui sul mio cestino da atterrare. Ah, sei lassù, io vo, guarda che fatica a vederlo quando arriva. No, quando è lontano lo senti ma non lo vedi ancora, poi dopo lo vedi arrivare piano piano. Ah sì, è vero, puoi regolare anche l'inclinazione della telecamera. Tutta bassa, quasi tutta bassa. No, tutta bassa, no, se no vedi sotto e non vedi un cazzo davanti. Ah, è vero. No, poi questo ho messo così in modalità cine che va piano 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 piano, lo controllo meglio. Ma perché tutta bassa fa anche proprio così? Sì, va sotto. Che e lui dall'alto vede. Sì. Ah, ecco, ah, cavolo, ah, per quello è per fare le riprese. Ah, è vero, che lo tirano su in alto, è vero. Cosa vuoi provare? L'atterraggio? Dai, vediamo. A terra sulla spalla, sì, quello è quasi più grosso del tappetino. È quasi più grosso. Sì, sì, è vero, eh. È bello il 7 pollici, o sull'erba? No, sull'erba c'è un sedile. Ah, ok. Ha fatto BBB. Inizio a sentire aria di atterraggio, dice. Siamo in aria di atterraggio. Comunque lui un po' si ferma perché se lui stai atterrando, te continui a tenere giù e lui va giù col tuo. Si abbassa, vedi? E voilà! Guarda lì! Dia va! Questo perché ha detto, una volta che stai su, inizi a prenderci il più problema, la mano perché. Questo decolla da solo, sì, atterra da solo. Se questo, nel momento in cui ti fermi, usa ferma. Sì. Come quell'altro che prende il via. Dopo non sei, ti viene il panico e non sei più in controllo. E invece questo sta lì, buono, tranquillo. È tranquillo. E lui sta tranquillo. Poi c'hai i sensori. No, esatto, con questo c'è il divertimento iniziale, poi devi avere i soggetti da riprendere, capisci? Non è che io voglio divertirmi con in pista serve, capisci? Mi diverto proprio con gli altri. Sì. Questo sì, è per la gente che gira, che va a fare le gite in giro e va. Per dire, quando siamo andati noi nel paese lì, la camera fantasma, il paese. Sì, a quello che vedi qua è già quello che registri qui. Ma quindi sta registrando lui? No, adesso non è fatto registrare. Poi senti il cane, che cazzo di vento che fa. Ma cazzo, ma tu io prima gli ho passato sotto. Come ventilatore. Qua è allucinante. Poi vedi quanti sono ancora a metà batteria. Segnale 4:20. Io adesso vado, dai. Oh, salutiamo. Avevamo già ritorno. Ok, avevamo già fatto i saluti, però li rifacciamo, via. Doppio saluto.
ciao ciao. Sì, ciao ciao. Ciao ciao. Come dicevo, veramente lo potrebbe guidare anche un bambino di 4 anni. Sì. È proprio quello il problema, infatti. Nel sorpreso sto difetto. Sì, perché dopo dici, della gente a cui non vorrebbe andare in mano. Comunque è sempre un bel pezzo di plastica, comunque che prende la dorsale. Ah, quello sì. Non è piccolino. Va bene, lì allora. Risalutiamo.